Siamo qui a Montemagno, alla sede della Croce Verde, con Cristina Verrua. La nostra associazione conta all'attivo 84 volontari, di cui 67 sono tutti soccorritori 118, regolarmente formati e con abilitazione all'utilizzo del DAE. La nostra associazione è attiva 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, è formata da squadre che coprono il mattino, il pomeriggio e la notte. E oltre alle squadre del 118 ci sono i volontari che si occupano della guida e dell'accompagnamento dei vari mezzi per disabili. Noi abbiamo un parco macchine che è formato da 4 ambulanze e altri 7 mezzi per disabili e 2 autovetture. Con questo parco macchine facciamo circa 4.000 servizi all'anno. Questi 4.000, 1.000-1.500 sono rivolti al servizio del 118. Ci guardiamo di bagno. Cos'è cambiato nel vostro modo di operare? La sicurezza dell'utilizzo dei DPI, che possono essere anche spesso scomodi da indossare e da appunto tenere sempre a portata di mano, però è necessario per la nostra sicurezza, per la sicurezza soprattutto dei pazienti, visto che operiamo in zone di pericolo. I primi servizi che abbiamo cominciato a svolgere con i DPI indossati, la gente ci vedeva un po' come dei marziani, nel senso che arrivavamo tutti coperti con mascherine, visiere, tute protettive, come se andassimo a prendere davvero un appestato, ma le persone non erano ancora pronte per questo nostro arrivo in questo modo. E per cui la gente si spaventava. All'inizio ci pensavano un po' come dei palombari, dei marziani che arrivassero a rapirli dalle loro case, non si fidavano perché non ci vedevano in faccia. Poi piano piano, un po' per i media, un po' perché si sono abituati a vederci in giro tutti imbacuccati, è diventata una cosa di routine normale, quindi non ci vedono più sul volto, non sanno chi siamo, ma bene o male si lasciano soccorrere normalmente, insomma. Quindi comunque un lato molto umano anche da parte vostra, soprattutto per riuscire ad avvicinarvi anche in una situazione così estrema. Sì, diciamo che non è facile anche per le persone che vengono soccorse, essere soccorse da persone che non vedono in faccia. Abbiamo adottato la possibilità di scrivere il nostro nome su questi presidi, in modo che sembra una stupidaggine, ma almeno la gente sa come ci chiamiamo. Come Poloco vi invito a venire a visitare il nostro paese per vedere il nostro castello, i nostri vicoli, il nostro centro storico, la nostra bella chiesa che è stata appena restaurata, con la scalea barocca e soprattutto vi invito per venire a assaggiare i nostri prodotti, i nostri buon vini.